Ragazzi, è arrivato un pacco per me. Questo l'ho ordinato una settimana fa su eBay. La crisi è contraria a eBay, ma io amo eBay. È proprio quello che volevo, ragazzi. Che cosa sarà arrivato? Intanto un saluto a Giulia. È lì curiosa che vuole vedere cosa mi è arrivato. Eccolo! Sono arrivati gli Sport Sunglass Camera, ragazzi. Che cos'è? Sono gli Sport Sunglass Camera. Ovviamente sono un paio di occhiali dove io potrò in qualsiasi momento, grazie a questi occhiali, andare in giro e fare così, tic, e riprendo quello che succede. Senza stare col telefono, come la gente dice, oh, cazzo di prendi, e sei in giro, vedi qualcosa, tic, e registri. 30 secondi di registrazione a 1080. Se funziona. Sì, se funziona. Allora, vediamo. La macinetta è detto che funziona. Allora, dentro qui costa 80 euro, ragazzi. Andiamo a vedere, ragazzi, esattamente come sono fatti. Intanto, al primo cosa da vedere, ci danno un cavetto USB che servirà per caricare sicuramente. Qui le istruzioni che le leggeremo un giorno. E questi sono gli occhiali. Qui abbiamo anche un coso per pulire. Custodia. Andiamo a vederli, ragazzi. Prima di tutto, guardiamo come sono fatte. Guardate qui. Ok. Ci sono delle cose scritte, dei pulsanti, roba del genere. L'occhiale, eccolo qua. È molto leggero. Poi queste in gomma tornano bene, vuol dire non si staccherà dalla testa per niente. All'interno c'è anche un reset, un pulsante qua. Vediamo come stanno indossati, ragazzi. Amore, come mi stanno? Sono matto perché me li sento altissimi. Proprio. Così? Proprio belli. Come mi stanno? Sei un mongo. Aspetta. Questa parte qua, vedete con le vitine, perché fa un effetto troppo rialzato agli occhiali, quindi sembra un matto. Vediamo ora senza questa parte come può andare. Sembra un po' meglio ora, vediamo. Ecco, ora sì. Ecco, questa parte quindi vi consiglio di toglierla. E sembrate più una persona normale, no? Perché prima c'avevo tutti i marci, sì. Ora è già meglio. Allora, ho notato anche una cosa. Quei maledetti schifosi dalla Cina, ovviamente no, non c'era una micro SD dentro, capito? Ora quando fai le storie con un braccio. E quindi la micro SD all'interno non c'è, però io ce ne avrò mille di micro SD. Ah, questo invece è del nuovo ventilatore. Andiamo a vedere intanto. No, no, aspetta che sto ancora montando. Ok, ancora. Dal letto lo comandiamo. Ta 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 ta. Figo. Quindi niente, qui c'è una micro SD che manca e ora andiamo a prendere e inserirla. E non so se sono scarichi perché io premo il pulsante che è solo questo da premere e non fa niente, sicuramente non sono rotti, però devi caricarli. E questo niente, un pulsante fisso che non si può premere. E qua sotto abbiamo questa parte dedicata wireless e video. Questo bottoncino switcha tra wireless e video, però non. Allora, eccolo qui, quindi questa è la parte, e dai, metti a fuoco, la parte dove metti l'USB, questa ci metti la micro SD dentro, ora ne prendo una delle 200.000 che ho in giro per casa, qui devi switchare su e giù questo bottone nero, che non mette a fuoco, maledetto telefono marcio, per arrivare a, vedi, wireless e, e videocamera. Secondo me potrebbe essere una sorta di registri e carichi su. Ma mi sembra strano che carica su Instagram da solo. E la wireless, vedi? Ora vedo un po' come funziona questa parte. E qui c'è il reset. Ora ragazzi, me li studio un attimo, provo a vedere come funziona e vi faccio sapere qualcosa a brevissimo. Però l'importante è che abbiamo tolto questa parte qui. Grazie a questa parte tolta, vedi, vi la consiglio di toglierla. Almeno fate la prova, io col mio naso, un po' alla Gérard Depardieu, ovvero la francese. Ok ragazzi, come potete vedere, una volta collegato al caricabatterie, eccolo lì, hanno preso vita, si è acceso quella luce, si è accesa questa luce, vedremo un po' com'è. Non so se durante le registrazioni, mentre le registro, si accende qualcosa, spero di no, perché mi piace registrare senza che la gente lo sappia. Attenzione che da oggi c'è una nuova spia in città. No raga, a me questi, ovviamente ora devo vedere come registrano e tutto, però è una cosa, posso parlare anche qui, che mi è sempre piaciuta perché mi dà fastidio. Magari voglio registrare qualcosa, sei in giro, vedi una scena divertente, vuoi registrare e tante volte ti prende il telefono, stai così,
A me mi dirompe, arriva quello, ma cazzo vuoi, capito? Invece dici, oh, tac, inizia a registrare. Ma sì, ma poi cercherò di registrare cose che si possono far vedere. Ovviamente non cose che uno dice, no, non può registrare queste cose qui, capito? Cerchiamo di registrare delle scenette simpatiche da... e vediamo come viene il montaggio. Allora ragazzi, allora, questi sono i miei ultimi acquisti su eBay. Questa è la mia bella poltrona, ve la ricordate? Ecco, ogni brava persona, secondo me una poltrona del genere, deve averla a casa. Troppo comoda. E al di là di questo, questi sono gli occhiali. Vedete, prezzo 73,06. Andiamo a cliccare, almeno vediamo un attimo le caratteristiche. Allora, dove sono? Ah, eccoli qua. Vabbè, occhiali, come vedete, 1080, registratore occhiali 64 GB, quindi potrei avere una schedina fino a 64 GB, vediamo. Allora, la cam 1920x1080, questo è importante. Il peso, 200 grammi, vi dico, non dà nessun problema, il peso perfetto. Ora, ovviamente, devo provare a fare un po' di video e vedere come salta fuori. La batteria è anche bella duratura, ora stanno ancora continuando a caricare, l'ho lasciata un attimo in carica, vediamo. L'unica cosa che, come vi ho detto, non c'è. Allora, queste altre caratteristiche, se volete vedere. L'unica cosa che mi spaventa è questo 4,3. Io spero, mi sembra che faccia un 1080, fatto bene, 1920-1080, ovvero immagine normale, diciamo telefono in orizzontale. Ora volevo vedere la micro USB. Attenzione, 64 giga, 128, 256 giga, fino a 256 giga. Sì, ok. Allora dai, andiamo a quella, pensavo che era già dentro, non c'è, la devo andare a comprare. Quindi ora usciamo un attimo, vado a prendere una micro SD, almeno oggi facciamo un po' di prove. Ok, quindi ci becchiamo dopo per farvi vedere la micro SD che ho comprato. Ci vediamo dopo e poi ci saranno le immagini, faremo un video dedicato. Invece, di qua abbiamo il nostro bellissimo ventilatore della DCG, una grandissima marca. Come sentite? A parte l'aria arriva bene e è silenzioso. Senti qui, questo siamo al numero? Al 3? Addirittura? Metti un po' all'1, Chris. Speed. Cosa devi fare? Come fai? Ah, ok, 1. Oh, durante le live. Senti, un altro mondo. Perché se no, durante le live, se avevo quel ventilatore dell'altra volta, raga, facevo un casino a Madonna e tutti nel microfono sentivano il fruscio. Così è perfetto. È perfetto. Oh, questa signora è arrivata in mio soccorso con una bellissima micro SD. Non devo uscire a comprarla. Questo è l'adattatore per metterla nel PC, immagino. E questa è la micro SD. 16 giga? Andrà bene 16? Proviamo. Abbiamo questa qua, che però è da 16 giga. L'abbiamo trovata per caso. Vediamo. Lui dice fino a 256 giga. Dovrebbe fare uno scattino, se non vedi un po' se è storto. Fatto? Vediamo. Ok, chiudi. Ok, boh, ora dovrò fare un tentativo e vediamo se funziona. A tra poco. Capito? Allora, col pulsante questo qua. Ok, non è questo, sono proprio stronzo. Col pulsante questo qua di destra si tiene premuto e si accendono gli occhiali. Ok? In questo momento sono pronti per la registrazione, ma non stanno registrando. Ok? Li accendete quando volete prepararvi a registrare, li potete usare anche ovviamente spenti. Ecco, in questo momento vedo qualcosa, voglio registrare, tocchettino, e lui inizia a lampeggiare. In questo momento lui sta registrando, ok? Poi ripremete un'altra volta e lui ha smesso di registrare, ok? Così è come funziona la registrazione. Ora ho provato a scaricare il video, faccio vedere, ce l'ho qua in una cartella, acquisizioni. Rullino, dov'eri? Ho trovato qual era? SDHC con simboli un po' cinesi. Clicchiamo sul video. Una volta che avete messo la scheda dentro, vi escono i video. Clicchiamo su uno. E questo è quello che ho girato prima. Ok, ora sta lampeggiando.
vedete 1080, ve lo fa bello verticale, le altre telefoni ve lo fanno in orizzontale. Questo è uno dei pochi che lo fa in verticale. Ovviamente devo imparare a muovermi il meno possibile, però anche muovendomi tanto, cioè non è che il frame... Ora sentite, a me mi si sente bene, ma lui, essendo un po' distante agli occhiali, si sente un po' basso. Sì che dovrei alzare un po' il volume del PC, eh? Vedete, lui si sente un po' basso, o alza la voce o mi avvicino più io. Questo è mio padre che ha il lavoro e che mi sta dicendo, perché non fai qualcosa anche te? E gli ho detto, certo, sta registrando. Io che entro in bagno e blocco la registrazione. Avete visto? Ho premuto e ho bloccato la registrazione. Allora, ok, abbiamo guardato bene anche il manuale, mi dice di mettere gli occhiali wireless, scaricare un'app tramite questo QR code. L'app si chiama OK e ci è apparsa questa cosa qua, rete wifi, e ora andiamo a cliccarci. Come password mi dice 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo a salvare, connessione in corso, OK. Gli occhiali sono collegati adesso con il mio telefono. Ora, esattamente cosa serve questo? Io credo che sia una sorta di invio video da occhiali a telefono, sarebbe fighissimo, almeno evito di mettere la schedina qua, ma non credo sia quello. Comunque ora finisco di leggere il tutto e vi faccio sapere. Un'occhiata ora, intanto sono riuscito a collegarlo. Allora, abbiamo fatto la parte dedicata al wifi, ragazzi. Vedete, questo è il suo, connessione dati, ora non so se devo essere abbastanza vicino. Comunque, una volta che li prende, andate sull'app, OK, scaricate da loro. E qui c'è foto e video, quindi noi potremo vedere foto e video creati. Quindi fa anche le fotografie, c'è un altro sistema per fare le foto, ora vedremo di capirlo. L'unica cosa, ora non me le fa vedere, forse questo funziona, diciamo, dal telefono, ve le scarica qua, ma ci vuole la connessione più vicina. Ora vado nell'altra stanza e provo a farlo più vicino al modem, vediamo se mi dà più impostazioni giuste. A tra poco. Cioè, raga, guardate, siamo in tempo reale, eh? Vedete l'immagine? Stanno registrando, cioè loro, in tempo reale. Io li muovo e vediamo dal telefono quello che vedono loro. Quindi è anche una cosa in diretta, possiamo fare. Sempre con quell'app lì, eh? C'è un botto di roba. E qua puoi fare la foto. E lì possiamo scattare la foto, sì. C'è anche l'app interessante, ragazzi. 70 euro, secondo me, è una grande cosa. Allora, quindi, oggi, diciamo, utilizzerò questi occhiali. Farò diversi pezzi di registrazione durante la giornata. E faremo un bel video dedicato dove andremo a provare gli occhiali tutto il giorno. Vedremo un po' nei vari pezzi quanto ho registrato, la memoria e tutto. Ora, come ho detto, ho 16 giga di RAM. Quindi vedremo un po'. Ora, con questi due, questi pezzettino di video che avete appena visto, ho speso 100 mega, quindi a voglia ce n'è di spazio, ragazzi. Contate che è una scheda da 16 giga, ma potete mettere fino a 256 giga. A sfare, spazio a sfare. Vedremo la durata della batteria, parlano che è tanta roba. Gli occhiali, sono contento che mi si indossa bene, senza quel pezzettino. Sono contentissimo, almeno posso utilizzarli anche. Mi piacciono più questi che i miei, però ovviamente... useremo più i nostri, però anche questi saranno molto partecipi nella mia giornata. Ottimo acquisto, mi sa. Quindi, ragazzi, rivedendo gli occhiali, devo dire un buon acquisto. Mi stanno anche abbastanza bene ora che ho tolto quell'affare. E sì, diciamo per 70 euro, ragazzi, è un grande acquisto. Voi pensate, siete in giro, fate semplicemente così. Siete così, o voglio registrare quella cosa. Sto registrando. Capito? Evitate sempre quella cosa del telefono. Quante volte volete fare delle registrazioni, vi dite, ma mi rompe le palle prendere il telefono, magari mettere il codice, switchare, andare su Instagram, cliccare storia, riprendere, che ci perdete un botto di tempo. E al di là di questo vi dà fastidio magari anche stare lì col telefono, che tutti sanno che state registrando. Invece con questi fate la vostra registrazione tranquilla e nessuno vede o sente nulla. Addirittura anche in bicicletta, dico, guardo e registro. No, li volevo troppo questi qua. Siamo ancora come tecnologia, non siamo ancora al massimo, ragazzi, però in confronto ai Ray-Ban che ho visto, questi sono meglio.